No, questa, è una questa lo dico, è una trasmissione faziosa. Esatto. È inutile che lo nascondiamo. No. È talmente faziosa, no? Che io cosa vi dico? Che il Torino doveva avere 5-6 punti in più, no? E poi sentite cosa dico adesso, talmente faziosa. Juventus Sassuolo, partita per me non semplice, vedi la Roma, che con la Roma mancherà Berardi. Sì. Io posso essere un po' sospettoso. No. Tu dici che si è fatto ammonire, no, allora, all'andata non ha giocato per squalifica. Ora, lui era in diffida, si fosse fatto ammonire per proteste sarebbe stato troppo evidente. Quello che fanno tutti quando devono saltare una partita per poi giocare quella più importante, no? Invece lui si è fatto ammonire per un fallo, che così rimane molto più evidente. Visto che è faziosa, io sono perplesso, ve lo dico. Questa ammonizione qua per me era destino, che lui non voleva giocare contro la Juventus. Questo è un dato di fatto. Tu dici? Sì, io dico quello. Che poi non capisco, in realtà non la trovo una scelta intelligente da parte di un giocatore che, insomma, se fai bella figura anche contro la tua squadra, diciamo... Ma lì si segnava, non veniva più alla Juve. Ma perché? Te lo dico io. Ma te lo dico io. Beh, io non riesco a fare questi giudizi. No, ma io credo nella buona fede degli arbitri, credo nella buona fede dei giocatori. Certo che poi succede che ci sono gli arbitri venduti, ci sono i giocatori che truccano le partite. È un giocatore che ha fatto 13 gol, a 19 anni, però, e non ha giocato sia l'andata che il ritorno. Ci sono state anche delle partite che lui non ha qualche perplessità, non mi rimane. Niente, insomma, sei d'accordo? Sì. C'è qualche perplessità? I dubbi sono sempre leciti. Però, sì, ma per carità. Comunque, ma tu come la vedi però questa partita, insomma? Tanto vedremo cosa fa venerdì. Ma sulla carta, è chiaro che il Sassuolo si gioca le ultime speranze. Gli basterebbe anche un pareggio. A noi pareggio non ci basta, dipende cosa fa la Roma. Allora, la Roma gioca, come stiamo vedendo adesso da questo cartello, venerdì già col Milan. Il Milan, attenzione, se vuole tentare almeno di arrivare in Europa League... deve cercare di poi giocarsela. Poi non so capire come mai gioca non solo, lì. Anche Sidorf mi sa che sia lì. Tra l'altro. Sì, giusto, dunque, gioca venerdì perché domenica ci sarà la canonizzazione dei due papi, di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, quindi Roma sarà chiaramente invasa dai pellegrini. Così non è un campionato regolare. Però, sai, quando loro ti ricordi anche la morte appunto di Giovanni Paolo II, ricordati che Roma era stata invasa, per cui... era praticamente, non so se avevano addirittura spostato una partita, ma quando ci sono questi eventi enormi, immaginate quello che sarà domenica a Roma, insomma, per cui penso che il motivo comunque sia quello. C'ha tre giocatori squalificati, Biondini, che io reputo un buon combattente quando era nel Genova, centrocampista di sostegno, poi Missiroli, insomma, così, però su Berardi, era 84 giorni. Che non segnava più un gol. Appunto, era diverso tempo che non segnava più, per cui insomma pensare che non giochi. Io sono contento che non ci sia. Poi c'è Zazà, che anche proprietà con la Juventus. No, ma poi non ha fatto un gran campionato. Poi c'è da pensare che con la Juve anche diventano tutti dei campioni. L'abbiamo visto, giocano col coltello fra i denti. Catania sembrava che fosse la partita della vita. Esatto. No, poi ne ha presi 3 o 4 dal Napoli. La settimana dopo, per cui insomma con noi sono tutti che giocano col coltello in mezzo ai denti. Assolutamente. Per cui anche sono sempre in 11, io dico sempre che anche se ci sono magari qualche giocatore squalificato, infortunato, l'altra parte ne trovi sempre 11 motivati. Devi leggere qualcosa.